centrale il settimo risultato utile con una vittoria che vale tanto, una vittoria fatta di tigna, coraggio e grinta con la tua firma. Sì, la verità sono felicissimo, ma non ti puoi spiegare cosa sento dentro perché avevo bisogno di segnare davanti a questa gente che dal primo giorno che sono qua mi spinge, mi carica e ne avevo bisogno veramente dopo l'anno un po' così così che avevo avuto l'anno scorso. Quindi ringrazio tutti i tifosi che mi dimostrano il suo affetto e dedico questa vittoria a tutti i miei compagni che hanno fatto un grande sforzo, allo staff sempre, nella società, a tutti quanti. Ce la vuoi raccontare l'azione del gol? Perché ci sono state due sventagliate destra-sinistra, sinistra-destra meravigliose. Poi. Bellissimo, è quello che il mister ci fa allenare, che ci dice ragazzi dobbiamo fare quello che alleniamo. Abbiamo fatto quello, il Nanetto ha messo la palla dentro, nella testa E tu hai fatto un movimento da puntero mi fa vero. piacere, quelli gol mi piacciono a me, io sono, penso che la mia forza è lì dentro l'aria, a volte mi sacrifico di più, ma mi fa molto piacere sacrificarmi per la squadra, lo continuerò a farlo se è necessario. E niente, lasciami dedicare questo gol alla mia figlia, a mio papà, a mia mamma, a mio fratello, alle persone da Teramo che ci fanno mangiare, che ci trattano veramente bene, Marco, che ci fanno molto bene, ci fanno stare bene. Le ultime due cose, non so se sei appassionato di fantacalcio, ma in 8 partite tu hai fatto 5 gol e 3 assist, quindi diciamo che è la media di un bonus a partita. Spero continuare così, però sono più felice sinceramente se la squadra vince e se non faccio gol sono felicissimo, però mi fa molto piacere, ringrazio Dio che mi aiuta e sta con me e mi ha fatto stare nel momento giusto per fare gol.